Buongiorno, oggi edizione ridotta del programma, cercherò di fare le cose al meglio, come stiamo facendo tutti d'altronde, e ricordando tra l'altro che si avvicina un weekend importante, insomma, speriamo che vada tutto bene. Ma che stile oggi! Ma che chic, fatti vedere per bene! Una felice, eh? Ma wow! C'è un po' di richiami mitologici, questa Atena, insomma la dea... Sai voi donne, no? Siete forti. E così via. Ecco, vedo che è molto interessato anche il Guardi. Allora iniziamo. All'Ariete, amore, lavoro. No, che andiamo di corsa. 3 stelle oggi devo darvi perché avete una luna un po' storta. E domani amore, lavoro 3, fortuna 4. C'è questa luna dissonante che può portare in questi giorni un lieve dissenso nei confronti degli altri e delle persone che avete attorno. Il consiglio? Muovervi con prudenza e soprattutto nell'ambito del lavoro evitare di pensare che se le cose non vanno bene debbano andare per sempre così. Anche perché sapete che il prossimo è un anno importante. Non lo sapete? Lo saprete il 31. Intanto vi anticipo che molte delle cose che state facendo adesso potranno riprendere quota proprio da gennaio. La domenica è buona. Amore, lavoro, fortuna 4 per un oroscopo migliore. Il segno del toro, amore 4, lavoro 5, fortuna 4, domani amore, lavoro, fortuna 4. Siete intensi nelle vostre relazioni, siete molto forti, forse siete anche un po' troppo gelosi e volete delle rassicurazioni. Il toro, quando vuole fare grandi progetti e grandi programmi, essendo un segno di terra, cerca delle persone attorno dei riferimenti. Le state cercando, attenzione a non diventare troppo cavillosi, troppo nervosi, altrimenti domenica, amore, lavoro, fortuna, 3 stelle, potreste pagarne lo scotto, sentirvi arrabbiati. Gemelli, amore, lavoro, 5, fortuna, 4, oggi, amore, 4, lavoro, 5, fortuna, 4, domani. C'è un recupero, ma questo è solamente l'indizio e l'inizio di una situazione di grande impeto che ci sarà anche nelle prossime settimane. Quindi abbiamo un recupero. A voglia, dopo questo 2019 che per qualcuno è stato, non dico da dimenticare, ma sicuramente faticoso. E poi domenica, amore, lavoro, fortuna 4, insomma, via libera proprio alle passioni. Il segno zodiacale del cancro, amore 3, lavoro 3, fortuna 4 e domani stessa cosa, amore, lavoro 3, fortuna 4. Perché? Voi sì che siete in lotta, ci sono delle opposizioni planetarie, borbottate tanto, forse speravate sull'aiuto di una persona che poi all'ultimo momento non vi ha potuto aiutare, insomma ogni giorno è una conquista, che fatica, ma la fatica sarà ricompensata da una domenica migliore, amore, lavoro 5, fortuna 4, anche per i sentimenti. Il segno del leone, amore, lavoro, fortuna 4, domani amore 5, lavoro, fortuna 4. Fate vedere quanto siete belli, vabbè, già si vede quando passeggiate, anche quando in qualche modo fate vedere quanto siete alteri, già quella è una forma di bellezza. Cercate tra l'altro di sfruttare queste 48 ore per i sentimenti, per le relazioni, perché invece domenica, amore, lavoro, fortuna 3, probabile che ci sia qualche piccolo contrasto per colpa di una luna storta. Il segno della Vergine, amore 3, lavoro, fortuna 4. Amore, lavoro, fortuna 4 domani. I Vergine sono in pole position, sono in prima posizione, possono andare ancora più lontani, dipende solo da voi. Non lasciatevi incupire da personaggi che possono entrare improvvisamente nella vostra vita in questo periodo. E portarvi gioia. E portarvi gioia, perché si tratta solo di ombre che poi comunque spariranno. Domenica, amore 4, lavoro 4, fortuna 5. E vediamo la bilancia. Giornata interessante, amore, lavoro 4, fortuna 3, fortuna io intendo sempre fortuna negli incontri, avete già abbastanza incontri, anzi già dovete mettere in riga, in linea tutte le persone che avete attorno. Da questo punto di vista, proprio a livello sentimentale, la bilancia cerca giustizia o qualche conferma in più. Posso dire che da oggi avete un buon cielo, da oggi Venere inizia un transito bello e quindi posso darvi anche un piccolo premio, amore 4, lavoro fortuna 5, per la giornata di domenica che sarà comunque piuttosto passionale. Andiamo allo Scorpione, oggi amore, lavoro, fortuna 4, domani amore, lavoro 4, fortuna 5. Gli incontri sono favoriti, vi dovete distendere, vi dovete rilassare, vi dovete concedere un po' di serenità. Ecco, da oggi invece per voi questa Venere è un po' compromettente, più che altro vi permetterà di mettere in chiaro alcuni sospesi e quindi qualche discussione dovrà essere evitata. Tuttavia, le buone stelle non mancano di colpire questo fine settimana, soprattutto domenica, amore, lavoro 5, stelle, fortuna 4. Andiamo al Sagittario, amore 4, lavoro 5, fortuna 4.
e domani amore, lavoro 4, fortuna 5. C'è da dire che avete una grande voglia di vincere e sicuramente sarete vincenti. Poi da oggi avete anche Venere favorevole. Quale migliore indizio di fortuna per gli incontri, per le amicizie, per le relazioni? E poi voi siete amabili e trascinate tutte le persone che vi vogliono bene. Dispensate anche un po' di fortuna. Amore 4, lavoro 4, fortuna 5 per la giornata di domenica che si conferma interessante come questo weekend. Il segno del Capricorno. Oggi siete un po' giù di corda. Amore, lavoro, fortuna 3, ma domani amore 4, quindi si recupera un pochino, ma lavoro 3-3, quindi evidentemente sul piano pratico delle questioni economiche siete ancora un po' sotto pressione. Domenica, amore, lavoro 4, fortuna 5, diciamo che per le relazioni sentimentali è un crescendo in positivo. Oggi siete un po' contrariati, attenzione, in famiglia di solito quando il Capricorno è contrariato si mette in un angolo e non parla, però attenzione, se avete in casa un Capricorno che non parla, ricordatevi che c'è un motivo per cui fa così, cercate di capire il perché. Andiamo al segno zodiacale dell'Acquario. Oggi amore 5, lavoro fortuna 4, domani la stessa cosa, amore 5, lavoro fortuna 4. Siete innamorati? Potrete rischiare l'amore. Sapete che per molti l'amore è un rischio, vedi professor Broccoli, ecco. Mentre per altri invece è una grande scoperta, una grande passione o magari un grande miraggio, vedi miracolo, credo. Miracolo, credo. Però diciamo che l'Acquario si avvicina all'amore. Solo domenica trovo l'Acquario un po' contrastato, amore, lavoro, fortuna 3, perché evidentemente c'è un po' di fatica, magari un po' di stanchezza. Andiamo al segno zodiacale dei Pesci, amore 5, lavoro 4, fortuna 4. E domani amore 5, lavoro 5, fortuna 4. E sfruttatele queste buone indicazioni delle stelle, non è che posso io indicarvi dove andare, non sono il navigatore stellare dell'amore, però vi posso dire se che è possibile tornare indietro. L'inversione di marcia, quella è la più pericolosa. Ecco, invertite la marcia se avete dei rapporti inutili, perché invece questo è un periodo che vi permette di sviluppare grandi emozioni, e però pure voi concedetevi senza ritrosia alcuna. E amore 4, lavoro fortuna 5 per la giornata di domenica. Come vedete questo è un weekend molto interessante per tutti i nati sotto il segno dei Pesci che vogliono pensare all'amore come ad un qualcosa di molto interessante. Non giudicate le persone prima di averle incontrate, attenzione solo se avete qualche, diciamo, scheletro nell'armadio, ecco, qualche tensione legata al passato, sì. Mi raccomando. Allora, i voti di questo weekend, all'Ariete vi do 6, perché è un weekend un po' faticoso, sapete che da tempo state portando avanti dei progetti, ma con grande impegno, diciamo che può più la testardaggine che il vigore dei risultati ottenuti, ma presto le cose cambieranno a vostro favore. Toro 7, è un fine settimana interessante anche per quanto riguarda le vicende lavorative, mentre in amore avrete voglia di chiarire molte cose, quindi attenzione domenica. E per i gemelli 8, inizia il recupero, presto avrete buone notizie, insomma scurdam ciò passata, e soprattutto del 2019, che è stato un anno che vi ha messo un pochino in pena. Il segno del Cancro 6, perché antipatico. Oggi e domani sarete un po' nervosi, però ecco, domenica fate scintille, le ricordo amore, lavoro 5 e fortuna 4, quindi rimediate domenica ad un certo disagio vissuto in queste 48 ore, d'altronde lo sapete da qualche tempo, vabbè, non per colpa vostra magari, ma siete sempre in polemica con tutti. E il segno zodiacale del Leone merita un 6,5, perché la giornata di domenica rovina tutto, nel senso che ci sono delle tensioni, dei problemi, forse anche in famiglia bisogna parlare di soldi, e quando un leone parla di soldi si arrabbia perché sa che ne sono stati spesi troppi. Il segno della Vergine. Non è possibile. Non è possibile, c'è un errore. C'è un errore. C'è un errore. Già, c'è un errore. Due. Direi 8. Ecco. Direi 8, ma lì è 4, è sbagliato. È 8. 3, 4, 4, 4, 4. No, è 8, è 8. È mio, è mio. È 4 per 2, c'è un errore. Mi pare giusto. Mi raccomando, tra l'altro, questo è un fine settimana talmente buono che potrete fare grandi cose proprio anche per il futuro. E poi il segno zodiacale era uno scherzetto, la volevo vedere che faccia faceva, infatti è diventato del colore del gilet. La Bilancia merita un 7, buone indicazioni. Scorpione 8, recuperate molto anche in termini di vitalità. Sagittario 7, portate fortuna anche a quelli che vi circondano. Capricorno
Capricorno 6, perché soprattutto domenica potrete ripensare a qualcosa che non è andato bene di recente. L'acquario deve recuperare un po' di energia fisica, la stanchezza accumulata è troppa. Abbiamo una situazione particolare proprio domenica, giornata sottotono. E per il segno dei pesci invece via libera le passioni, via libera l'amore. Dai. E soprattutto fate cadere queste inutili reticenze e questi dubbi che vi portano solamente tante tensioni interiori. Allora ripariamo che la Vergine è 8, è stato un errore. Santo cielo, 8, 4 questa settimana. Volevo, non si può fare uno scherzo? Lei non deve scherzare col fuoco. Volevo vedere. Va bene, zitti, buoni che dobbiamo salutare, ringraziare, è puntata mini, però insomma abbiamo cercato di fare tutto quello che dovevamo. Perché? Perché adesso c'è la Coppa del Mondo di C, Super G maschile dalla Val Gardena. Noi comunque vi auguriamo un felice fine settimana, salutiamo il colonnello Morico che torna a cavallo della scopa il 6 gennaio. Auguri. Nel frattempo, se volete sapere che tempo fa, affacciatevi come si faceva una volta.